Ciao a tutti, dopo 20 anni, anzi 21 per essere precisi, Brian May si è deciso a far uscire un'altra canzone da solista. Sì, Questa canzone sì, si chiama New Horizons ed è stata preparata per l'occasione, per una missione della NASA. Adesso non chiedetemi dettagli perché non ne so niente. Lui è laureato in astrofisica, se non ricordo male. Qui c'è il countdown e parte la canzone. New Horizon. No! Vedete qualcosa? Credo di sì, si vede abbastanza. Oh! Che giorno butto tutto, promesso. Oh, bella sta batteria. Dai! I cori di Brian May sono sempre riconoscibilissimi. La voce non è cambiata per nulla durante gli anni. Non sto capendo. Non mi piace. C'è un incedere strano perché si è messa in maniera canonica, mi piace molto. No, non capisco quella la sezione ritmica. C'è questa batteria un po' a caso. Però, cioè, le persone che hanno il genio, cioè, è una cosa nuova, una cosa. Per me compone da 40 anni, eppure. Eppure è fresca, cioè mi dà la sensazione di freschezza. Beh, il video è chiaramente incentrato su immagini spaziali, non so se riferiti alla missione. Oh, questa canzone è strana. Questo mi sa anche molto da Roger Taylor, per questi tipi di passaggi. Non credo ci sia allora batteria su. Sono molto tipici di Roger Taylor. Molto molto particolare, forse pure troppo, però forse richiede un po' più di ascolti. C'è qualcosa che mi disturba, non riesco a capire cos'è. Sento qualcosa di slegato, però penso interessantissimo. Vabbè, per me è un grande compositore. Molte canzoni dei Queen che conoscete hanno la firma non solo di Freddie Mercury, di Brian May e anche di altri gruppi, ad essere onesti. La chitarra è sempre. Niente, questo è finito qui, mi sa, perché cominciano ad apparire cose. Questa era New Horizons di Brian May. È un pezzo sicuramente interessante da riascoltare perché, insomma, pieno di tanti piccoli dettagli. Questo è tutto, ciao, alla prossima!